esiste un mondo dove la sanità non viene assolutamente data se non per piccolissime, per pochissime prestazioni. Il professor Aldo Morrone, che io conosco da tanti anni e l'ho anche seguito in Etiopia in occasione dell'apertura di uno dei suoi ospedali, è arrivato ad aprire 4 ospedali nell'Africa tra subsahariana e in Etiopia, in Eritrea, 4 ospedali che vivono del suo lavoro, del lavoro dei suoi colleghi medici italiani, di tantissimi volontari che vengono da tutto il mondo. Conosce bene quel mondo dove la sanità non esiste e dove l'idea di prescrivere ad un paziente la vitamina D è fuori dall'immaginario. Professor Morrone. Intanto volevo ringraziare Daniele Cerrato, ringraziare tutti voi che siete qui. Devo dire che è raro che in un convegno, dicevo prima la dottoressa, si sia d'accordo con tutti gli oratori che hanno parlato prima di te. Io firmerei ogni parola di quelle che sono state dette fino adesso, anzi ne direi ancora molte di più, insomma, per dire che è vero tutto ciò che è stato affermato. E che mi faceva venire in mente l'intervento del professor Garattini, un libro bellissimo, famosissimo, Il dottor Nock o Il trionfo della medicina, che è stata anche una commedia brillante, in cui c'era questo medico di famiglia, medico del paese, che dopo tanti anni cerca di andare a riposarsi e viene sostituito da un giovane medico, in questo paese stanno tutti bene ovviamente, viene sostituito da un giovane medico che aveva fatto una tesi laurea intitolata Tutti siamo malati ma non lo sappiamo. Quindi lo sostituisce, dopo un mese questo medico rientra in questo paese e ovviamente non lo fanno rientrare, vede la Croce Rossa, l'esercito, i militari, i campi, le tende, eccetera. Dice cosa è accaduto? Non lo fanno rientrare perché dice eravamo tutti malati, tu non ce l'avevi mai detto, adesso ti cacciamo via, non ti facciamo entrare. È una bellissima commedia che io consiglio di rivedervi perché è veramente entusiasmante. E questi sono i Millennium Development Goal. Perché io faccio vedere questa cosa? Intanto io vi dico che, mi scuso, io farò vedere tante foto, tante immagini, perché essendo di provenienza dermatologo, io credo che Erodoto avesse ragione quando aveva scritto che la gente presta più fede a quello che vede che a quello che ode, e quindi faccio vedere tante immagini. E volevo condividere con voi questo viaggio nell'altra parte del mondo, inteso non tanto in senso geografico, ma nella parte del mondo di coloro che non ce la fanno, di coloro che hanno una fragilità profonda a causa dell'altra parte del mondo che la prova. Perché vi facevo vedere questi Millennium Development Goal? Perché potete vedere questi 8 obiettivi del millennio, quest'altro anno finiscono, questi obiettivi avremmo dovuto raggiungere, non li abbiamo raggiunti. Uno soltanto è squisitamente, vedete, sanitario, combattere l'HIV, AIDS, malaria e altre malattie. Tutti gli altri, eradicare la povertà estrema e la fame, raggiungere una educazione primaria, un'istruzione primaria, promuovere la qualità di opportunità di genere, ridurre, vedete, la mortalità infantile, migliorare la salute materna, non sono sanitari. E vediamo che cosa accade. In effetti Margaret Chan dice che la nostra abilità nel perseguire questi obiettivi di sviluppo del millennio nel campo della salute dipenderà dalla nostra capacità di raggiungere i gruppi vulnerabili. Primo, gruppi vulnerabili. Quindi il centro dell'attenzione. Due, fornendo cure e assistenza in modo completo, appropriato ed equo. Erano due termini che si era detto prima, appropriato ed equo. Allora vediamo innanzitutto la nostra Costituzione, dice che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, interesse e collettività e dovrebbe garantire cure gratuite agli indigenti. Dovrebbe, perché questo non accade ancora. Però vedete, parla di individuo innanzitutto, non parla di cittadini. Questo è l'unico articolo della nostra Costituzione dove non si parla di cittadini. Questo vuol dire che il diritto alla tutela della salute è prioritario rispetto al diritto di cittadinanza, che è fondamentale. E poi io non voglio polemizzare sulla salute come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, in una stessa materia. Certo che anche le persone con una cronicità, con una disabilità possono essere sane, ma questa era la definizione data nell'immediato dopoguerra, si comprende. Spesso si pensa che più si spende per la sanità e migliora la salute. Vedete, questa è la spesa sanitaria in percentuale di prodotto interno lordo degli Stati Uniti, la Germania, il Canada, il United Kingdom. Vedete che gli Stati Uniti hanno un prodotto interno lordo estremamente più elevato, ma io vi dimostrerò che il livello di salute, questa è la spesa pro capite per le cure mediche in dollari, vedete sostanzialmente c'è una linea che rimane costante, per cui tra Cuba, vedete Cuba siamo qui,
e gli Stati Uniti c'è una differenza spaventosa nella spesa pro capite, ma vedete l'aspettativa di vita è sostanzialmente la stessa o anche migliore. E qui vedete che a un certo punto quanto più spendiamo per la sanità, questo è un vecchio libro su La misura dell'anima di due epidemiologi, dice che il livello di salute rimane tanto, cioè voi potete mangiare anche tre pagnotte al giorno, prendere tutti i farmaci al giorno, superi i 120-130 anni non ci arrivate, mi dispiace doverlo dire. Questo è un libro assolutamente sconosciuto in Italia, che era Growth in the Gap in a Generation, cioè era un lavoro fatto da tutti gli stati membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sul tema della determinanti sociali della salute. Vedete che alla fine di questo prodotto con la commissione che si è riunita ha lavorato per 3 anni sul tema dei determinanti, affermava che l'ingiustizia sociale uccide su larga scala, l'ingiustizia sociale, non l'assenza di farmaci. Tant'è vero che dice le disuguaglianze all'interno dei paesi, c'è un legame diretto fra reddito e salute chiamato gradiente sociale, presente non solo nei paesi ricchi ma anche nei paesi in via di sviluppo. Il gradiente sociale può essere più o meno marcato, ma è un fenomeno universale. Per esempio, in Indonesia la mortalità materna nelle fasce povere è 3-4 volte maggiore rispetto alle fasce ricche all'interno dello stesso paese, la mortalità infantile negli slum di Nairobi è 2,5 volte superiore rispetto ad altre zone della città, l'aspettativa di vita media di un aborigeno maschio australiano è minore di 17 anni rispetto a un maschio australiano non aborigeno, quindi senza allontanarsi dall'Australia. Faccio notare, oggi c'è la giornata mondiale contro la violenza alle donne, voi andando in Africa vedrete costantemente, poi vi farò vedere meglio queste foto, dell'acqua, noi facciamo la prevenzione sulla scoliosi, le bambine portano 20 kg di acqua sulla schiena ogni giorno per chilometri per potersi dissedare e utilizzare l'acqua potabile. Lo dico perché è una violenza tipicamente femminile in questi paesi. Ancora un altro, la crescita economica, vedete, in atto in molti paesi, da sola non sempre basta migliorare la salute della popolazione, tant'è vero che ci sono alcuni paesi a basso reddito che hanno raggiunto buoni livelli sanitari. Questo è interessante, questa è un'altra, una madre straordinaria del nostro ospedale di Macallè, vedete che non ha nessun timore ad allattare un bambino affetto da una banale, si fa per dire banale, impetigine, è una dolcezza straordinaria, non si vede bene la foto perché c'è troppa luce. Al di là del settore sanitario, vedete, la causa di molte malattie non è la mancanza di antibiotici, ma di acqua pulita. Le malattie cardiache non dipendono tanto dalla scarsità di unità coronariche quanto dagli stili e dagli ambienti di vita. Di conseguenza, vedete, il settore sanitario deve attirare l'attenzione sulle cause sociali ed economiche alla radice della disuguaglianza. Noi ci affidiamo troppo, l'abbiamo detto oggi, agli interventi sanitari, ma un modo migliore per aumentare l'aspettativa di vita e migliorare la qualità della vita sarebbe l'adozione da parte di ogni governo di politiche e programmi per la salute e l'uguaglianza sanitaria. Questo che accade, per esempio, nel Nord Europa. Vedete, migliorare le condizioni di vita quotidiana, in particolare per l'infanzia, i rifornimenti di acqua pulita, la copertura universale dei sistemi sanitari, contrastare, queste sono le raccomandazioni della Commissione, la distribuzione ingiusta del potere, del denaro e delle risorse, che sono i determinanti strutturali delle condizioni di vita. A livello globale raccomanda sempre la Commissione l'adozione dell'equità sanitaria come obiettivo centrale dello sviluppo e determinanti sociali della salute. Questa donna, vedete, non solo porta la legna, ma dietro sulle spalle porta anche un bambino, non si vede dalla foto, ma vi assicuro che è così. Un mondo più giusto sarebbe un mondo più sano. I servizi sanitari e gli interventi invece sono solo uno dei fattori che influenzano la salute della popolazione. L'aumento delle disuguaglianze sanitarie non migliora la qualità della salute. Questo è un ospedale abbandonato da anni, è l'ospedale di Orotta ad Asmara. Ad Asmara in questo momento c'è una terribile condizione di dittatura da parte di Isaias Afwerki, che pure ha lavorato e ha lottato contro Mengistu, ma c'è una situazione drammatica. Questo spiega poi perché le persone che fuggono e noi troviamo nel Mediterraneo sono in gran parte somali o eritrei, non etiopici. Cioè anche capire quale motivo arrivano a certi persone da quali paesi. Vedete, questo è il prodotto interno lordo e potete notare, interessante, questo lo trovate su World Map Google, questa è l'Africa, vedete, questa è l'Europa occidentale, questa era l'Europa dell'Est, Stati Uniti, Messico e Canada. Ora guardate invece il benessere. Il benessere è sempre da questa parte e questa è l'Africa. Vi faccio vedere invece adesso il tema della povertà. La povertà è esattamente l'opposto. India, Africa, vedete molto poca negli Stati Uniti, nell'Europa occidentale poca e di più nell'Europa cosiddetta orientale. Questa è l'aspettativa di vita, se ne è parlato prima. Perché vi faccio vedere questa diapositiva? Questa è recente, perché guardate qual è il paese che ha la peggiore aspettativa di vita al mondo. Poi ci si può chiedere perché Ebola sia
in Sierra Leone, in Liberia, in Guinea e non sia in Algeria, per esempio, o in Egitto o da noi. E guardate, questa è, adesso questi sono i dati invece, vedete, del 2014, che confermano quelli della dottoressa, effettivamente c'è una differenza drammatica tra paesi ricchi e paesi poveri da questo punto di vista. E qui vedete che in effetti questo Millennium Development Goals, il numero 4, la mortalità sotto i 5 anni, pur essendoci stati dei miglioramenti, c'è il mancato raggiungimento dell'obiettivo per molti dei paesi dell'Africa subsahariana. Ed è drammatico questo qui. Qui vedete un altro elemento, effettivamente adesso sta cambiando, lei viene chiamato modello di transizione epidemiologica, cioè i paesi a basso sviluppo economico, normalmente la mortalità è determinata da questo colore giallo, cioè dalla malattia infettiva. Man mano che si va verso i paesi a medio sviluppo economico, i paesi ad alto sviluppo economico, non c'è una mortalità. Noi potremmo ospitare 100, 1000 persone con Ebola. Va detto chiaramente, determineremmo semplicemente una migliore qualità della vita e forse anche la guarigione per queste persone, perché da noi non abbiamo questo rischio. Abbiamo ovviamente tutto un sistema sociosanitario, ma soprattutto strumentale, che consente di avere questa opportunità. D'altra parte, vedete, la gravidanza, nonostante appunto il parto cesareo, tu, non so se avete notato, non si partorisce più neanche di domenica e di sabato. I bambini nascono tutti fino al venerdì pomeriggio e poi ricominciano a nascere il lunedì mattina. Questo non è un fattore genetico, per cui c'è un blocco per una strana malattia genetica, è che evidentemente il sabato pomeriggio e la domenica c'è qualche problema. Tant'è vero che dicevo, pur non essendo la gravidanza una malattia, vedete, ogni minuto in qualche giorno del qualche luogo del mondo, ogni minuto e ogni giorno, una donna muore per complicanze insorte banalmente durante una gravidanza. Allora, questa è la famosa legge dell'assistenza inversa, che era stata iniziata e redatta da Hart in The Lancet. Lui dice che la disponibilità di servizi sanitari di qualità varia inversamente con il bisogno di essi alla popolazione servita, cioè più tu ne hai bisogno, meno ne hai. Meno ne hai bisogno, più ne hai. Se lui si riferiva ai malati di asbestosi, ai malati operai nelle miniere, che avevano i servizi laddove non c'erano le miniere. Laddove c'erano le miniere non c'erano i servizi per le malattie polmonari di questi soggetti. Un'osservazione estremamente intelligente. D'altra parte, vedete, la povertà dovrebbe essere considerata una malattia trasmissibile, non contagiosa, ma sicuramente trasmissibile. E d'altra parte vedete che l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'aveva individuata nel 95, vedete, l'aveva addirittura classificata, ovviamente l'aveva classificata alla fine della classificazione internazionale delle malattie, aveva dato un codice Z59.5 e l'aveva chiamata estrema povertà. La povertà estrema non è più un determinante sociale della malattia, ma è essa stessa malattia. Se voi andate a vedere tutte le diagnosi all'uscita di persone ricoverate in Italia e in Europa occidentale con questa diagnosi, non c'è nessuno, cioè nessuno ha la povertà estrema, neanche le persone senza visto di dimora che vengono prestate e che poi vengono ricoverate all'ultimo momento in quegli sovraffollati pronto soccorso di cui parlava prima l'onorevole. Perché? Perché non viene remunerata dal Servizio Sanitario Nazionale Europeo. Quindi una malattia molto strana, molto molto strana. Ecco, c'è un altro elemento, quello dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel documento conclusivo dei due anni fa, riconosce che l'importanza della copertura universale dei sistemi sanitari nazionali, specialmente attraverso i meccanismi di assistenza sanitaria di base e protezione sociale per fornire accesso ai servizi sanitari a tutti, in particolare a chi? Ai più fragili. Quindi gli Stati membri devono far sì che i sistemi di finanziamento della sanità impediscano il pagamento diretto delle prestazioni da parte dei pazienti e introducano sistemi di prepagamento di distribuzione del rischio per evitare spese catastrofiche a causa delle spese sanitarie, delle spese medie. D'altra parte, le prove scientifiche dimostrano che le più forti cause di disuguaglianza sono esterne al sistema sanitario e vedete soltanto il 20% della salute è determinato dal sistema sanitario. La salute è determinata dallo stile di vita, dall'alimentazione, dal lavoro, dalla casa, dalle relazioni familiari. È estremamente importante questo delle relazioni familiari, del lavoro e della casa, come diceva prima Garattini. I sistemi sanitari possono diventare a loro volta, vedete, moltiplicatori di disuguaglianze. Perché? Perché abbiamo trasformato le persone malate, in pazienti, peggio ancora in utenti, una parola che non ha alcun significato, o clienti di un sistema dove la salute è considerata una merce. E quindi aveva ragione la senatrice a parlare di profitto, di logiche di profitto, ma la salute non è affatto il numero delle prestazioni sanitarie eseguite, come si è visto prima, sui 100 milioni di radiografie, il 60% assolutamente negativo, o sui 60 milioni di visite specialistiche assolutamente negative, assolutamente inutili. C'è
una terribile. Vedete, questo era il motivo del titolo, io credo, che il Presidente abbia voluto mettere a questo convegno. Too much medicine is harmful. Questo è un editoriale del Principe Medical Journal del 2002. C'era un punto interrogativo effettivamente. Nel 2012 viene prodotto un altro editoriale, viene scritto un altro editoriale e il titolo è Too much medicine is harmful, punto, basta, perché si riconosce che è pericoloso. E si fa tutto un lavoro, vedete, su l'overdiagnosis e l'overtreatment a livello internazionale. Questo è l'ultimo convegno che c'è stato adesso a settembre, molto interessante perché si è parlato della prevenzione della pre-ipertensione, della prevenzione della pre-menopausa. Cioè si potrebbe fare la prevenzione della pre-menopausa a 12 anni, non so, forse a 10 anni. Cioè momento del menarca io potrei già fare la prevenzione della menopausa. Ed è una cosa divertente, una parte drammatica. E questo è il prossimo convegno che si farà negli Stati Uniti, a Washington. Noi abbiamo deciso di lavorare, in realtà siamo stati chiamati al nostro dovere di sapere che la salute non ha confini. Oggi abbiamo la nostra astronauta che è nei cieli, ma vi devo dire che Yuri Gagarin, una delle poche frasi che gli fecero dire, o che lui disse, non si sa bene, appena sceso da questa circonnavigazione bellissima di questo nel 61, fu: non ho osservato confini tra le nazioni. E anche questa non si vede. Questo è il lavoro che facciamo nel Burkina Faso. Nel Burkina Faso, vi dicevo prima, si diceva non solo le medicine non sono ovviamente distribuite ai malati, questo è un ospedale pediatrico, ma neanche l'alimentazione. Cioè chi ha una famiglia, i familiari cucinano dentro una sorta di cucina generale, chi non ha la famiglia ovviamente non mangia. La stessa cosa è in Messico, questa è un'attività che abbiamo fatto in Messico, dove vi faccio notare che molte malattie, questo è un epitelioma, non so se avete mai capito perché i messicani portavano il sombrero costa molto caro tra l'altro, perché sono a un'altitudine molto elevata, i tumori cutanei veri, non il melanoma, eccetera, ma il carcinoma basocellulare e squamo cellulare, colpisce queste persone, io le ho visitate per far capire che era necessario proteggersi, è terribile, ma loro mi spiegavano che avevano San Gregorio Taumaturgo, che era l'unica chance che avevano, e la volontà, vedete, di fare le campagne contro la tubercolosi sui muri. Vi faccio notare quello dei muri perché è molto importante. La lebbra, vedete, è sicura, non si eredita, perché è un altro tema abbastanza drammatico. Qui siamo in India, in vari paesi, e qui un nostro impegno in ad Herat, in Afghanistan, soltanto per farvi vedere che l'affetto straordinario delle madri con i bambini, l'amore, la tenerezza è uguale dappertutto, non ci sono confini nel tentativo, vedete, di salvare bimbetti. Ovviamente qui la causa principale sono le ustioni dovute alle esplosioni nella guerra in Afghanistan, con o senza burka sono esseri umani che hanno diritto. Ecco, questo è il punto importante, investire sulla scuola. La scuola è l'elemento che può migliorare la salute di un popolo, non certo la sanità interviene molto tardivamente. Questa è la prevenzione, vedete, con i cartelli sempre per la tubercolosi, e qui vi devo dire una cosa terribile, dietro non si possono portare armi, ma vedete che a volte per far allattare una donna, la propria bambina, siamo costretti a far questo. Questo è il confine, come diceva prima il Presidente, tra l'Eritrea e l'Etiopia, dove siamo presenti una trentina d'anni, dai tempi di Mengistu in poi abbiamo osservato tutte le varie battaglie. Questo tanto per darvi un'idea, tra l'Africa e l'Italia, voglio dire il prodotto interno lordo, questo è il debito pubblico, sono andate per conto loro, ma insomma questo è il piccolo ospedale che noi abbiamo costruito tantissimi anni fa, piccolissimo, perché poi l'ospedale ha una fondamentale attività economica, di sviluppo economico dell'area con le scuole, in cui ci siamo incontrati con tantissime persone. Questo è quello prodotto e fatto insieme agli arabi, l'università. Questo è un progetto di accoglienza, vedete, prima si è parlato di accoglienza, la dottoressa Grezza parlava di accoglienza e poi di formazione clinico-scientifica e poi di terapie. Questo è all'interno dell'ospedale, tenuto dei bambini. Questo è un ospedale dove abbiamo chiesto e ottenuto un permesso speciale perché tutte le terapie e le analisi essenziali, quindi noi facciamo l'emocromo, talvolta la glicemia, talvolta l'azotemia, i medici essenziali sono gratuite. Vedete anche i nostri malati hanno una malattia particolare, qui siamo in ritardo ovviamente perché questa è una donna perfettamente guarita dalla lebbra, ma ormai la lebbra le ha demolito letteralmente le mani. Queste sono le sale di attesa, questi sono i corsi al personale e noi poi pretendiamo, questi sono i corsi internazionali che facciamo, perché credo che sia sciocco continuare ad avere i centri per le patologie tropicali a Londra, a Liverpool, a Marsiglia, ad Antwerpen. Forse sarà il caso che i centri per le malattie tropicali vengano fatti là dove ci sono i tropici, questa è la nostra opinione. Questo invece è un centro materno-infantile terminato, l'inaugurazione ovviamente, ma soprattutto volevo far vedere la gioia del primo bambino nato. Qui ci sono circa 1200-1500 parti all'anno,
non c'era nessuno, non c'era niente in quest'area, sempre al confine con l'Eritrea, una situazione drammatica, che è un'area di guerra, come tutte le aree di quell'area. Qui volevo far vedere il problema, scusatemi, dell'alimentazione, se ne è parlato prima. Una delle malattie drammatiche, noi qui abbiamo, oggi il Papa, credo che a Strasburgo, abbia accennato a questo tema drammatico, da una parte si muore di fame, dall'altra si gettano tonnellate di cibi per un modello culturale allucinante, perché poi questa falsa società del benessere più getta, paradossalmente più acquista, in un tremendo circolo terribile, vizioso e perverso. Questa è una malattia particolare, si chiama Kwashior, è la malattia del secondo figlio in lingua ghanese, la pelle si stacca letteralmente, una situazione veramente normale. Io ve ne faccio vedere alcune, ma ve le faccio passare rapidamente, perché vederle è più drammatico di viverci insieme e aiutare queste donne, per esempio, a lavorare, a capire che in certi casi dobbiamo nutrirle in questa maniera. Poi ci si chiede perché ci sono le malattie infettive e ancora noi ci chiediamo come mai Ebola in quell'area. Anche oggi ho dovuto riconfermare che l'area dell'Africa occidentale non è colpita solo da Ebola, la malattia più grave è la malaria, la tubercolosi e l'infezione da HIV, non solo, ma la mancanza dell'acqua potabile in tre aree del mondo, quei tre paesi, Sierra Leone, Guinea e Liberia, che hanno subito la più devastante opera di colonizzazione selvaggia da parte di tre paesi, Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, che ha letteralmente distrutto ogni tentativo di servizio sanitario, servizio sociale, servizio educativo e di istruzione. Questa è una cosa che abbiamo fatto, una campagna sulle condizioni igieniche, una campagna molto, molto semplice, abbastanza complessa, che era quella di fornire, vedete, una toilette nelle aree, perché la separazione tra il bagno, lavarsi le mani, è fondamentale. Dovete immaginare che in queste aree rurali le persone vivono insieme agli animali, perché guai se l'animale fugge, sia una capra sia una mucca, e quindi vivono insieme in tutti i sensi, vivono proprio nella stessa casa, e viene utilizzato, vi farò vedere, ogni cosa poi dell'animale. Questa è la discarica di Maputo. Perché vi faccio vedere Maputo? Intanto perché Maputo è una città abbastanza ricca, ma vi faccio vedere come molta gente sia costretta a vivere con quello che altri dello stesso paese scartano. Lì ovviamente il sistema di eliminazione è il fuoco, quindi queste persone camminano su oggetti bruciati e poi tornano a casa dopo aver raccolto tutto questo, che è abbastanza assurdo. Questi vanno per conto loro, scusate, non so per quale campo di capacità. Questo, vedete, anche questo è un altro elemento drammatico. Voi vi ricorderete che quando fu scoperta l'HIV-AIDS, che non aveva questo nome, fu chiamata in un primo tempo Gay Syndrome, perché Ronald Reagan aveva pensato che fosse una malattia che colpiva finalmente tutti gli omosessuali, quindi aveva capito che Dio aveva mandato questa malattia per punirli, evidentemente una serie di atteggiamenti che lui non apprezzava molto. La malattia era diffusa negli Stati Uniti, poi si spostò nell'Europa del Nord, poi letteralmente in Europa del Sud, ma solo dopo devastò quale area del mondo? Devastò l'Africa. E non soltanto perché manca, vedete, l'antiretroterapia virale, ma perché sostanzialmente occupava e distruggeva organismi già debellati, già distrutti dalla mancanza di alimentazione, quindi veramente immunodepressi nel senso vero, non meccanismi soggetti che avevano bisogno, come diceva i garattini, degli integratori alimentari, avevano proprio bisogno degli alimenti. Abbiamo fatto tantissimi studi, abbiamo fatto tantissime pubblicazioni in cui abbiamo dimostrato come la denutrizione fosse l'elemento fondante per cui il virus penetrava e il virus poi devastante portava dall'infezione alla malattia, come accade in un terzo delle persone con Ebola. Voi sapete che adesso, se andate a guardarvi il sito di stamattina dell'OMS, vedrete che abbiamo più di 15.000 casi, tra quelli confermati e quelli sospetti, ma i casi decessi superano di poco i 5.000. Questo vuol dire che c'è un netto miglioramento nella diffusione, nella mortalità del virus Ebola. Ci sarebbe da chiedere quali sono le persone colpite in particolare dall'infezione che si conclama poi in malattia. Ma questo perché? Perché effettivamente la maggior parte dei farmaci, vedete, non sono sviluppate per le cosiddette neglected tropical diseases, che tra l'altro a mio parere neanche esisterebbero, nel senso che queste non sono, la prevalenza è di circa 2 miliardi di persone, vedete, queste sono delle malattie facilmente curabili e trattabili, in tutta una serie di problemi, ma perché non c'è investimento, perché investire in farmaci dovrebbero poi essere acquistati, utilizzati da popolazioni che non hanno le risorse finanziarie per acquistarle. Quindi effettivamente c'è non tanto un neglected tropical diseases, ma sono tropical diseases for neglected people. Anche su questo dovremmo fare chiarezza. E vi faccio vedere una delle tante di cui mi occupo, la podoconiosi, che non è una malattia infettiva.
Non c'è bisogno di antibiotici. Questa è una malattia in cui c'è la penetrazione. Vedete, sono persone che camminano scalze in soggetti esposti a un terreno rosso argilloso derivato da rocce vulcaniche con residui ferromagnetici. Questa patologia, ci sono soltanto in Etiopia 11 milioni di persone che sono colpite dalle varie forme di questa malattia, che non è una malattia infettiva e non ha bisogno di antibiotici, ma credo in gran parte sia completamente sconosciuta. Disponibilità di acqua potabile. Scusate, volevo farvi vedere le malattie da trasmissione oro-fecale, microorganismi in acqua, insetti vettori che vivono in acqua, pensate alla malaria. Noi abbiamo eliminato la malaria non perché abbiamo trovato il vaccino contro la malaria in Europa, in particolare in Italia, ma perché abbiamo eliminato che cosa? Abbiamo eliminato le raccolte di acqua piovana. Ora guardate che cosa accade. L'acqua potabile costa nulla per quelli che hanno tutto e costa ogni cosa per quelli che non hanno niente. Un metro cubo di acqua a New York costa meno di un dollaro, in Colombia e in Ghana, vedete, arriva dai 3 ai 6 dollari. 6 dollari per un metro cubo d'acqua è veramente troppo elevato. Allora vi faccio vedere alcune immagini, queste sono immagini, sono fontane di acqua potabile, viene utilizzata 2 ore al giorno, ce ne sono tante, c'era un poliziotto effettivamente che quando ho fatto la foto si è allontanato, perché è difesa l'acqua potabile, è difesa. Io sono umiliato dal fatto di aver dovuto fare questa foto, vedete, perché effettivamente mi vergogno, effettivamente è scemo per queste foto. E guardate qui, faccio vedere, queste sono raccolte di acqua piovana che durano circa 2 mesi dopo le piogge tropicali, e voi potete vedere che queste sono le stesse acque dove si abbeverano e fanno i loro bisogni gli animali, e vengono immediatamente bevute dalle persone. Voi mi direte, ma hanno degli anticorpi particolari? No, non hanno degli anticorpi particolari, adesso vi faccio vedere. Questa è scavata addirittura nel deserto per la raccolta dell'acqua, cioè io credo che noi queste cose forse... E questa è un'altra ricchezza invece delle bimbe, che cosa fanno le bambine? Vanno in giro a raccogliere gli escrementi degli animali, li fanno essiccare sui muri delle case. Vedete, questa è una casa dove ce ne sono molti, vi lascio immaginare ovviamente l'odore, le mosche, le zanzare e tutto ciò che arricchisce queste immagini. E poi vedete, le vendono al mercato perché il legno è troppo costoso, vengono vendute al mercato per fare il fuoco e cucinare sopra questo fuoco. Allora vedete, c'è ovviamente l'analfabetismo, il colonialismo che ha distrutto ogni possibilità di questi paesi. Ma questo volevo far vedere, questo del discorso della pace e della guerra, perché altrimenti non si capisce. In Sierra Leone, vi ricordate, c'erano i bambini soldato, c'erano più di 50.000 bambini soldato che dovevano essere recuperati in quell'area del mondo, ma adesso noi ci ricordiamo soltanto Ebola. Questi, vedete, sono le morti dovute alla guerra. Guardate le morti dovute alla guerra dove sono. È incredibile questo continente. Vabbè, questi sono militari, i confini, questo è proprio, il presidente Cerrato è venuto con noi in questa Zalambesà, queste sono immagini di Zalambesà, quindi vedete, non mi invento nulla, una città che ha visto distrutta letteralmente dalla guerra. Questo è un campo profughi, sono 25.000 abitanti, sono tutte donne e bambini, ovviamente lo potete immaginare, ma quando finisce poi la guerra, tutti festeggiano giustamente per la fine della guerra, rimane un esempio della stoltezza, della follia umana e della ricerca scientifica, che è la produzione delle mine, vedete. Le mine rimangono dopo la guerra e quindi queste sono le situazioni che si creano dopo la guerra con le mine, i bambini che stanno soltanto a giocare. Questo è un altro luogo dove noi andiamo, dove lavoriamo, dove ritornerò domenica prossima. Qui siamo a Beirut, nei campi profughi siriani, palestinesi e iracheni. Questa foto è stata scattata, vedete, il 9 luglio dell'anno scorso. Questi sono alcuni campi alla periferia di Beirut, dove tentiamo di fare qualcosa, e questa è l'autobomba esplosa 5 minuti dopo quella foto, a 200 metri da quel centro, quel Health Primary Center che vi ho fatto vedere. 5 minuti dopo saltata questa autobomba con queste immagini. Non è possibile vivere in queste condizioni. Questo è il lavoro che abbiamo fatto in Libia, invece, per la raccolta dei feriti durante i 3 anni di guerra civile, con l'aiuto della aeronautica militare, abbiamo portati in Italia e abbiamo avuto non pochi problemi, perché la domanda è stata: perché curiamo loro e non curiamo gli italiani? Questo è un altro elemento, vi dicevo prima, Sierra Leone, vedete, Guinea e Liberia. Questo è per tentare di spiegare che è molto difficile per una persona che viva in Europa prendersi questa infezione. Abbiamo pochissimi casi in Europa e negli Stati Uniti rispetto ai 15.000.
è tutta un'attività che viene fatta proprio perché c'è stato un salto di specie, ma questo ha determinato un'isteria vera e propria, ha fatto dimenticare completamente tutte le altre malattie. Ne ricordo una sola, che è la malaria. Perché vi ricordo la malaria? Perché la malaria, vedete, sono circa 1.200.000 i decessi in tutto il mondo ogni anno, vedete, e in Africa è molto alta la percentuale, in gran parte sono bambini. I bambini muoiono sostanzialmente di una terribile forma di anemia, vi muoiono in braccio fondamentalmente, sembrano che si addormenti. Questa è un'altra malattia di cui c'è poco interesse, perché tanto non tornerà mai in Europa, che è la malattia del sonno, la sleeping sickness, la tripanosomiasi africana. Vedete, d'altra parte anche questa, soltanto 55 milioni a rischio ogni anno, d'altra parte non arriverà mai in Europa, o potrebbe talvolta arrivare senza che nessuno se ne accorga, ovviamente. E un altro, ecco, questa è la, vi ho fatto vedere le persone che bevono quell'acqua, ecco, dice, ma hanno degli anticorpi? No, semplicemente muoiono di diarrea. Vedete, le morti per diarrea, la diarrea è la seconda causa di morte dopo le polmonite nel mondo, sono 2 milioni e 400 mila le persone che ogni anno muoiono a causa delle gastroenteriti batteriche e virali, e vedete 1 milione e 900 mila sono bambini sotto i 5 anni in queste aree del mondo, vedete. E anche qui c'è bisogno di farmaci, ma dice Times che la soluzione, sarebbe molto semplice, Simple Solution, perché gioca sul, no? Sulla parola Simple Solution, perché la diarrea uccide più bambini nel mondo che la malaria, l'AIDS e la tubercolosi messi insieme, perché sarebbe sufficiente un po' di zucchero, un po' di sale, l'acqua, soprattutto l'acqua potabile. Voi sapete bene che esiste la giornata mondiale contro la malaria, non si sa qual è, perché in Italia facciamo un'altra festa quel giorno, giustamente, è il 25 aprile, ve lo dico, ma il 25 aprile facciamo un'altra festa. Poi c'è la giornata mondiale contro l'AIDS e contro la tubercolosi. Secondo voi c'è la giornata mondiale contro la diarrea? Non c'è. Perché morire di diarrea è come dire morire con una dignità inferiore rispetto a morire di altre malattie. Ebola fino adesso ha colpito 15.000 persone. La diarrea ne uccide 2 milioni 400 mila ogni anno. E la soluzione per la diarrea ce l'avremmo, come diceva Garattini, che non abbiamo, c'è bisogno di un farmaco. Andiamo avanti, questi sono i lavori scientifici che sostanzialmente inutilmente scriviamo su povertà, salute e lo sviluppo, insomma, però libri, materiale, perché? Perché cerchiamo di fare in modo che ci sia una preparazione, un'informazione, e obblighiamo i colleghi stranieri a venire in Africa a fare i congressi scientifici, un po' come il congresso di oggi. Se avete visto sulla brochure, non c'è scritto con il supporto liberale dell'azienda tal dei tali, non mi è parso che l'ho detto. Io sarei anche favorevole, io ho anche chiesto a grandi aziende di farci un supporto in Africa, ma non è venuto nessuno, ha detto no, ma quello è un mercato un po' così, un po' lontano, eccetera, non è venuto nessuno. Allora cosa accade? Scusate, ho quasi finito, ma ci tenevo a farvi vedere. Vedete, questa è Lampedusa, questa è Sus, questa è Zuarà, questa è la Sicilia, questa è Malta. Vi chiederete, ma come mai abbiamo tutta questa gente? Dopo il quadro che vi ho fatto, ma uno normale, che ha una famiglia, uno che può, la famiglia investe tutto su uno, che gli dice, fuggi figlio mio, e cerca di un giorno di aiutarci non solo a fuggire, ma magari a fare i ricongiungimenti familiari, oppure, come succede in Eritrea, 50% dell'economia è data dai finanziamenti, dalle rimesse di coloro che sono fuggiti, il governo riesce a prendere soldi anche sulle rimesse di coloro che evita che possano fuggire. Allora guardate, queste sono alcune immagini della nostra esperienza. Vedete questa, perché vi faccio vedere questa foto? Perché questo è un barcone che era 6 giorni che era fermo nel Mar Mediterraneo, soltanto per farvi vedere che rispetto a Ellis Island qui non si possono portare valigie, e che anche una banale necessità di urinare, defecare, una mestruazione diventa drammatico. E queste sono altre immagini del campo di Lampedusa. Allora il Papa ha voluto essere presente. Se mi può mettere qui, perché volevo farvi vedere, si può andare? Un'iniziativa che abbiamo fatto a livello, che è, queste sono altre immagini drammatiche, queste sono recenti, sono l'operazione Mare Nostrum. Io volevo far partire questo, se uno mi mette solo il dito sulla diapositiva dovrebbe partire. Questo è un'operazione, dura un minuto questo video, brevissimo, dura 45 secondi. Questa è un'operazione fatta insieme
alla Marina Militare, al Ministero, a tutti i volontari nel Mediterraneo in questi mesi, questa operazione che tutti hanno contestato, sono state salvate 196.000 persone. Certo, avremmo dovuto poi accogliere, saper indirizzare, saper dare loro una possibilità, un futuro. La gran parte di queste persone poi fuggivano dall'Italia, però l'onore, l'impegno, la professionalità e la passione delle persone che hanno lavorato in tutti questi mesi, pur avendo la paura di contagiarsi, una delle nostre attività è stata quella di fare continuamente corsi, di toccare le persone con le mani per dimostrare che non c'era nessun contagio. Ovviamente, vedete, questa è la nave San Giorgio, la nave sulla quale sono stato, c'è un barcone, esce questo LAM da parte della nave e va a raccogliere tanti di quelle persone che erano praticamente a rischio di morire nel Mar Mediterraneo. A mio parere questo è un tentativo di voler restituire dignità e anche l'onore alle persone che hanno lavorato senza un aumento del salario per questo tipo di lavoro, che si sono davvero gettate con grande impegno. Vedete, questo è il LEM che rientra dentro a San Giorgio, bambini di ogni tipo. Noi eravamo preparati anche all'eventuale presenza di un caso di Ebola. Ebola non arriverà mai con gli immigrati, lo voglio dire con molta franchezza, arriverà solo con gli aerei. Infatti l'aereo stamattina ha portato la persona con Ebola, non può arrivare in maniera diversa perché i tempi di incubazione di Ebola variano da 2 a 20 giorni, in realtà la media 6, 7, 8, 9 giorni. I viaggi di queste persone durano anni, mesi, certamente non durano 2-7 giorni. Vedete, questo è il tentativo, tutto l'impegno che poi c'è all'interno della nave, io l'ho voluto fare anche in segno di rispetto per le persone che hanno lavorato in questo impegno comune. E adesso vi faccio vedere però una soluzione, vi dico, ma tutto questo che cosa comporta? Ecco, io ho trovato la soluzione. Ho trovato finalmente la soluzione dell'impegno in Africa, la soluzione della salute, la soluzione della dignità, la soluzione di un futuro migliore per tutti. Non l'ho trovato in Occidente, l'ho trovato in questa scuola che credo il Presidente abbia conosciuto, di Metoghe, nel deserto della Dankalia. Perché vi faccio vedere queste immagini? Perché questo è il deserto, guardate. Questo è un deserto, c'è questo casolare in realtà serve a raccogliere non il grano, il tefte, che è una specie di grano locale. Gli abitanti di questo villaggio l'hanno trasformato, vedete, l'hanno trasformato in una scuola, questo si chiama Metoghe proprio qui, e voi vedete che è interessante, straordinario, non c'è elettricità, ovviamente non c'è acqua potabile, non c'è nulla, non c'è luce, tantomeno computer, utilizzano le pietre per fare lezione. È una scuola primaria con circa 600 bambini, vedete che ci sono le parti del corpo in inglese, l'alfabeto in inglese perché arrivano delle brochure dalla Gran Bretagna, questa è una delle tre maestre dell'alfabeto in inglese, poi questo è l'alfabeto perché i bambini imparano due lingue, il tigrigno e l'inglese, ed è interessante vedere, qui siamo nel deserto e siccome questo è quello che arriva dalla brochure dalla Gran Bretagna, vedete che arriva per la ice cream, che devo dirvi nel deserto, i bambini non sanno neanche che cosa sia l'ice cream, questi sono bambini di una scuola primaria, qui c'è il disegno, vedete, di Behram Teghlu che l'ha fatto questo disegno, vedete, fanno matematica, i colori, i numeri. Questo è un gatto, in realtà questa è una iena. Una iena intendo come animale, perché lì i gatti non ci sono, invece ci sono tantissime iene. Questo è un dog, non è un dog, in effetti non ci sono cani, ci sono asini, invece questo è un donkey, un asino, e cosa che non c'è mai, terribilmente mai, gli viene male ai bambini, un'automobile, non l'hanno mai vista, e quindi disegnano l'automobile secondo come c'è scritto vedete i bambini, la scuola rappresenta il centro all'interno della scuola, vedete con i tazebao, i bambini, seduti, una delle maestre, vedete che utilizzano tutte le possibilità per fare conoscenza, per fare lezione. La maestra è preparata delle lezioni molto pesanti, proprio, letteralmente pesanti. Io inviterei il ministro della nostra pubblica istruzione a fare una visita a questa scuola, sono appena tornato da questa scuola, e vedete che loro scrivono che il teacher deve avere talento effettivo, attento, creativo, onesto, efficiente, ricercatore, e scrivono una cosa che noi abbiamo dimenticato completamente, che la conoscenza è potere. Questi bambini non sanno dove è l'Italia, non sanno dove è l'Europa, non gli interessa andare via, vivono felici questo tentativo di imparare a essere colti. Io sono affascinato, che considero una speranza questa realtà, questa in Malawi. Perché pensare in termini di asset? Questo è Ray Charles. Ray Charles quando muore, lui aveva un piccolo problema, da tutto, fa una donazione, fa una fondazione per un certo tipo di persone con una piccola disabilità. Quale, secondo voi? Tutti pensano cecità. Chiaramente non per le persone cecità. Lui dice, io ho avuto un grande dono dalla vita, l'udito.
l'udito mi ha permesso di essere un grande artista, un grande musicista. Allora io voglio fare una fondazione per i non udenti. Mi piace pensare in termini di asset, voglio investire sulla salute e costruisco scuole, non costruisco ospedali, a meno che l'ospedale non sia un'occasione per costruire scuole. E allora, vedete, prendersi cura delle persone molto più che curare, accogliere le persone. Per noi si tratta di persone, le loro storie, le loro malattie, le loro angosce, i loro sogni, progetti, emozioni. Prendersi cura rappresentate, rappresenta qualcosa di molto più complesso che prescrivere farmaci e prescrivere esami di laboratorio. Prendersi cura è qualcosa di molto più straordinario, perché accogliere persone, vedete, e poi curare malattie, persone malate, non utenti o peggio ancora pazienti o clienti, rispetto reciproco, il senso della vita, i nuovi luoghi della cura, che sia il Mediterraneo, l'Africa, o sia l'estrema periferia di Roma, non conta, Tor Sapienza, tanto per non citare nessun nome, non conta, ma abbiamo un passato in comune, dovremmo avere un destino, un futuro in comune. Grazie a voi.